Le tartarughe tornano sempre è un libro che affronta la tragedia dei migranti dal punto di vista di un ragazzo e di due ragazzi italiani, che all'inizio del romanzo sono dei ragazzini spensierati, fortunati, che trascorrono l'estate su di un'isola del Mediterraneo. Ed è proprio una giornata di fine estate che trovano un loro coetaneo morto sul bagnasciuga e tante altre persone senza vita in mare. Questo episodio segnerà per sempre la vita di loro due e li renderà sensibili alla tragedia di migliaia di persone che per scappare dalla fame, dalla miseria e dalla guerra affrontano un viaggio disperato e proibitivo con poche probabilità di successo. Parlare di razzismo serve perché spesso si crede sia un problema superato, mentre in realtà è assai presente. Alimentato dall'ignoranza e dalla coltivazione delle differenze non viste come valore, stimolo, ma come distanza, separazione. La lettura in più aiuta a coltivare uno spirito critico, ad avere una propria opinione confrontandola con tante altre, a rendere proprie delle esperienze non vissute. E quindi ad avvicinare le persone.